Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata al Covid. Secondo uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Abruzzo è la prima regione in Italia per capacità di sequenziamento del Covid. Oggi intanto nella nostra regione sono 45 nuovi casi, 4 morti e 174 i guariti, mentre continua a scendere il numero dei ricoverati. L'Abruzzo è la prima regione in Italia per capacità di sequenziamento del Covid. Secondo uno studio pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità, nel periodo tra il 28 dicembre e il 19 maggio, la media abruzzese di casi sequenziati è stata del 6%, mentre ben 11 regioni non raggiungono l'1. Al contempo, un monitoraggio della Fondazione Gimbe ha rilevato che nelle ultime 3 settimane in Italia ogni giorno si fanno circa 200.000 test in meno, ovvero un terzo di quanti se ne facevano nel periodo precedente. In Abruzzo i tamponi molecolari analizzati oggi sono stati 2.608 e hanno permesso di individuare 45 casi di contagio per un tasso di positività dell'1,7%, il più giovane tra i contagiati a 3 mesi, il più anziano 91 anni. Di questi 21 sono residenti in provincia dell'Aquila, 14 in quella di Teramo, 6 nel Pescarese e 3 nel Chietino. Per 2 persone sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 2.490. 174 sono i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo rispetto a ieri diminuiscono di 133 unità, ne sono 5.145. Di questi 105 pazienti, meno 14 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 10, 2 meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 5.030 positivi, 117 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Intanto prosegue la campagna vaccinale dopo l'apertura delle prenotazioni anche ai più giovani. Da domani sulla piattaforma Poste sarà dedicata un'apposita sezione riservata ai donatori di sangue per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione. E oggi la firma del ministro della Salute Speranza sul decreto con il quale da lunedì l'Abruzzo diventa la quarta regione in Italia a diventare zona bianca, con tutto quello di positivo che ne consegue. Lo rende noto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione dell'unità di crisi che si è svolta oggi pomeriggio all'Aquila. È un risultato importante, ha detto Marsilio, che riconosce l'impegno che la regione ha messo in campo per combattere la pandemia. Si può dire che il peggio è passato, anche se bisogna continuare a usare tutte le precauzioni del caso. Però si riapre, si riparte in anticipo rispetto al programma nazionale e a tante altre regioni che manifestano ancora un'incidenza peggiore di quella dell'Abruzzo, che tra le prime regioni in Italia, ha concluso il governatore, per numero di vaccinati rispetto alla popolazione residente per l'utilizzo dei vaccini che vengono forniti. E a proposito di sanità, la Marsica non sarà penalizzata dal riordino della rete ospedaliera. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Angelo Sante, secondo cui il risultato è stato raggiunto con un gioco di squadra. Vediamo. Di nuovo si torna a parlare della rete ospedaliera, però questa volta ci sono delle importanti novità. Sì, ci sono delle importanti novità positive per il nostro territorio, perché è evidente che la Marsica quando fa squadra il risultato lo ottiene. Siamo riusciti ad ottenere, ad inserire nella rete ospedaliera tantissime di quelle richieste che erano state fatte dai sindaci, dai medici e dagli altri operatori sanitari del territorio. C'è una moderata soddisfazione, in particolare per ciò che riguarda i centri periferici, sia di Pescina, dove ci sono delle importanti novità, ma anche di Tagliacozzo, dove riusciamo a mantenere ciò che altri avevano tolto, cioè la funzione di ospedale, e quindi questo lo possiamo dire con orgoglio, e soprattutto per l'ospedale di Avezzano, che verrà ad avere tutta una serie di servizi anche nuovi rispetto a quelli che c'erano, oltre ad aver confermato tutte le funzionalità e tutti i servizi già esistenti.
esistenti. Siamo ottimisti, ringrazio l'assessore Verì perché ha preso a cuore questa nostra richiesta e soprattutto è l'esempio lampante che la Marsica quando fa squadra ce la fa. Cambiamo argomento, si fa sempre più drammatica la situazione dei 50 lavoratori dell'Aveco di Martinsicuro. Saranno licenziati a settembre, nel frattempo non percepiscono la cassa integrazione fin dal mese di marzo. Questa mattina una delegazione di operai e sindacati ha protestato sotto la prefettura di Teramo per poi essere ricevuta dal prefetto De Prisco. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Ma ci vogliamo vergognare! Sono disperati i 50 operai dell'Aveco di Martinsicuro, la fonderia già fallita da tempo e che dal mese di marzo non percepiscono più dall'INPS la cassa integrazione Covid che spetta loro di diritto. Sono soldi che lo Stato ha stanziato, perché non ce li danno? Gridano i lavoratori sotto le finestre della prefettura di Teramo. Lavoratori che saranno definitivamente licenziati a settembre e che oggi non hanno soldi per pagare bollette e mutui e che a fine estate non avranno nemmeno più un lavoro. Una situazione drammatica, come spiega Natascia Innamorati della CGIL di Teramo. 50 lavoratori che torneranno a casa e che adesso non sanno come vivere. Esattamente, oltre il danno la beffa, i lavoratori dell'Aveco stanno vivendo l'ennesima prova da sforzo, i lavoratori che a settembre riceveranno le lettere di licenziamento per l'azienda di fatto, l'unica fonderia della nostra provincia ha chiuso definitivamente, attualmente stanno subendo un ritardo del pagamento della cassa integrazione inspiegabile, devono percepire ancora aprile e maggio, sono fermi a marzo. Questo perché? Perché l'INPS ha cambiato procedura di lavorazione delle pratiche di cassa integrazione e attualmente quelle pratiche, dopo tanto ritardo, sarebbero anche lavorabili, tuttavia mancano i soldi da parte dello Stato, cioè le casse dello Stato sono di fatto vuote per pagare la cassa integrazione a questi lavoratori. Non possono dunque pagare né mutui né bollette. Sono disperati. La dignità di questi lavoratori si è fermata diverso tempo fa, si sentono completamente abbandonati e sono disperati, sono stanchi e non riescono più a capire il motivo di questa totale dimenticanza. Il prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, ha ricevuto la delegazione dei lavoratori dell'Aveco e i sindacati. Si farà portavoce della protesta verso l'INPS. Secondo uno studio promosso dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara, nell'ultimo trimestre del 2020 rispetto al trimestre precedente le esportazioni crescono del 17,1%, erano pari a 1,55 miliardi di euro, con un contributo più rilevante in termini assoluti offerto dalla provincia di Chieti, più 234 milioni di euro, ovvero il 16,4%, nonostante una dinamica migliore registrata in termini relativi dalla provincia di Pescara, più 26,2%, ovvero più 32 milioni di euro. Variazioni in ogni caso migliori della media nazionale registrata nell'analogo periodo che era più 11%. Ad ogni modo il 2020 ha rappresentato una battuta d'arresto per l'export che ha registrato il 9,7% in meno rispetto al 2019. I tre settori che maggiormente caratterizzano le esportazioni delle province di Chieti e Pescara sono quello dei mezzi di trasporto, quello della meccanica e quello della trasformazione alimentare. E andiamo a Pescara, presentata la nuova postazione di soccorso avanzato 24 ore su 24 del 118 che sorgerà a Pescara Sud nei pressi del campo San Marco. Paolo Renzetti. Dottor Lupi, cosa significa per il 118 di Pescara avere a disposizione questa nuova postazione proprio nella zona sud della città? Significa qualcosa di molto importante. Noi normalmente siamo... Abbiamo su Pescara tre ambulanze di tipo B, sarebbe senza personale sanitario, una a nord in via delle Fornaci, una al centro qui vicino al comune ed una in via Tirino. E una sola ambulanza di tipo A sarebbe con il medico e l'infermiere, ubicata all'ospedale civile. A seguito di accordi e di decreti regionali e ministeriali ci è stata assegnata una nuova postazione denominata Pescara Sud
al di là del fiume, adesso l'abbiamo messa in via San Marco e corrisponde perfettamente alle nostre esigenze di popolazione di interventi. Le motivazioni sono quelle classiche, sarebbe a dire la certezza del trasporto, sarebbe a dire se dovesse esserci una ambulanza di tipo A che abbiamo, che ne abbiamo una occupata, tra virgolette, un altro intervento, abbiamo la certezza di un altro. In più anche questa è la garanzia del soccorso. In più la tempistica, è chiaro che essendo presente già sul posto tutti gli interventi che vengono su Pescara Sud di tipo, con l'ambulanza di tipo A vengono effettuati con diversi minuti di anticipo rispetto a quell'altro. Non ultimo, e questo un po' più tecnico, la garanzia. Noi li chiamiamo dei grande V, sarebbe a dire quando andiamo con delle ambulanze di tipo B per una motivazione o un'altra, ci aggrava improvvisamente il paziente per una qualsiasi. L'intervento di questa seconda sul rendezvous dell'ambulanza è fondamentale. Per la città di Pescara oggi è un evento storico, a breve verrà istituita una nuova postazione di 118 in via San Marco per coprire la zona sud di Pescara. Un importante intervento dove avremo un mezzo di soccorso avanzato e darà la possibilità a tutta la città di Pescara di usufruirne H24 e 365 giorni all'anno. Proseguiamo con la cronaca, ancora un allarme bomba in una scuola di Teramo. Dopo il liceo scientifico Einstein, questa mattina è stato preso di mira l'Istituto Superiore Milli di Via Carducci. Una telefonata anonima segnalava un ordigno al secondo piano. La scuola quindi è stata evacuata e ispezionata dagli artificieri. Allarme bomba a Teramo, l'Istituto Superiore Milli di Via Carducci. Una telefonata anonima alle 9.30 annunciava che c'era una bomba al secondo piano. La scuola è stata evacuata e sono state richieste le verifiche degli artificieri di Chieti e della polizia cinofila. Le forze dell'ordine hanno blindato anche la sede del comune di Teramo, bloccato le strade circostanti e deviato il traffico. La stessa cosa si era verificata qualche giorno fa al liceo scientifico Einstein. Sembrerebbe essere stata nuovamente una burla che non aiuta la rincorsa al recupero dei giorni di scuola persi a causa del Covid. Scoraggiata la preside Caterina Provvisiero. Cose che sono capitate sempre anche ai nostri tempi, però sono cose incresciose che non dovrebbero capitare, sicuramente frutto di una inconsapevolezza per gioco, inconsapevolezza della gravità di questo atto o di una mente malata. Io per essere ottimista voglio pensare che sia qualcuno che non fa parte della scuola, qualche esterno, qualche amico, qualcuno che ha voluto fare questo gioco, però mi dispiace perché arriva proprio in un periodo in cui siamo in una fase di conclusione delle valutazioni e i giorni sono contati, siamo ormai alla fine e quindi forse per loro era più giusto rimanere in classe a lavorare. Diverse associazioni pescaresi hanno presentato un esposto contro quella che viene definita la lesione all'integrità della pineta d'Annunziana, condannando il taglio degli alberi. Perché purtroppo l'amministrazione non ha voluto assolutamente ascoltarci nelle nostre richieste. Quando noi siamo venuti a scoprire di questo progetto dell'esecutivo è stato praticamente un mese fa. Noi abbiamo chiesto sia in sede di commissione sia in tavoli di partecipazione la possibilità di partecipare e migliorare questo progetto. Purtroppo la giunta si è proprio arroccata e noi abbiamo cominciato a studiare tutte quante le carte e naturalmente abbiamo visto che ci sono una serie di violazioni delle direttive più importanti dal punto di vista ambientale. La prima direttiva in assoluto è quella per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, perché qui ci troviamo in un grosso progetto, perché che dicano che questa strada è fatta per la riserva, la strada non è fatta per la riserva, questa strada è all'interno del progetto denominato pendolo. Questo pendolo è una grossa infrastruttura che passa dentro una riserva, in questo caso è d'obbligo lo screening è sicuramente la valutazione di impatto ambientale, probabilmente anche la stessa valutazione di impatto ambientale. È un'area protetta e quindi siamo nella legge quadro 341 del 91, siamo nella direttiva Uccelli, sempre direttiva Habitat, che va a difendere la biodiversità di questa riserva, che ricordiamo è l'unica riserva, è una delle pochissime riserve all'interno di un comune, è uno scrigno di biodiversità e
e doveva essere valutato e studiato l'impatto in quest'area. Questa vicenda, questa strada colpisce l'interno della pineta, in zona di massima protezione, i lavori si stanno eseguendo in periodo vietato perché è periodo di nidificazione sia per le norme nazionali che per le direttive europee e quindi secondo noi ci sono violazioni di legge. Si poteva fare altrimenti e con facilità, primo perché c'è lo spazio, basta girare la telecamera e vederlo, secondo perché i privati proprietari di questo spazio lo mettono a disposizione gratis, senza bisogno di espropri. Terzo, perché le norme tecniche di attuazione del piano regolatore lo consentono senza varianti, quindi si può fare subito e gratis. Potrebbe non essere più abbattuto il palazzo di Via Leopardi a Montesilvano. Il sindaco De Martinis, dopo aver emesso un'ordinanza di sgombero per i locali al piano terra e primo piano, ha chiesto all'amministrazione di prendere in considerazione la via del consolidamento. Stefano Recanati. Potrebbe esserci un'apertura verso il consolidamento del palazzo di Via Leopardi a Montesilvano. A dirlo è il sindaco Ottavio De Martinis, che alcune settimane fa aveva firmato in via cautelativa l'ordinanza di sgombero per il palazzo denominato Riviera 1, dichiarandolo inagibile. Inoltre lo stesso primo cittadino ha ordinato all'amministratore del condominio di provvedere immediatamente sotto la direzione di tecnico abilitato alla realizzazione di tutte le opere provvisionali di messa in sicurezza provvisoria del fabbricato. Io dal canto mio non ho potuto evitare, insomma, di emanare un'ordinanza con tanto di sgombero da parte delle famiglie e delle attività situate al pian terreno della palazzina, forte di una relazione tecnica pervenuta che in qualche modo destava appunto perplessità e dubbi legati alla struttura e alla sua, insomma, sicurezza. Vero è che dall'inizio nella mia ordinanza ho ordinato, al di là di questo sgombero per titolo precautelare, all'amministratore di porre in essere tutte le iniziative volte a ragionare un'eventuale messa in sicurezza. Messa in sicurezza che all'inizio sembrava essere in qualche modo impossibile da portare avanti, ma che nelle ultime settimane voci che giungono al palazzo invece è presa in considerazione anche dallo stesso amministratore, che all'inizio aveva storto il naso, diciamo così, aveva manifestato contrarietà a questo tipo di azione. Mi auguro che tutto possa rientrare nel minor tempo possibile, che si possa divenire una situazione tale da scongiurare almeno per il momento situazioni che possano appunto inficiare lo stato delle cose fondamentale per la stagione turistica e che presto tante famiglie e presto le attività presenti possano ripartire e possano rientrare nelle proprie abitazioni. Legambiente sensibilizza gli studenti sulla pulizia delle spiagge e dei fondali. Scopriamo di più su questa iniziativa. Si chiama Spiagge e fondali puliti, l'iniziativa di Legambiente Abruzzo con i ragazzi delle scuole della nostra regione per pulire appunto le spiagge, come vediamo alle nostre spalle, anche i fondali marini. Questa bella iniziativa, Presidente, con il comprensivo 8 di Pescara, in questo caso siamo nella spiaggia antistante la Madonnina. Sì, è un ritorno in natura, finalmente dopo, diciamo, questa crisi legata alla pandemia, finalmente i ragazzi possono tornare all'aperto. Le facciamo in questa occasione particolare che è appunto Spiagge e Fondali Puliti, una nostra campagna storica che accende riflettori sulla qualità e la tutela delle nostre spiagge, in modo particolare attenzionando i rifiuti che noi monitoriamo attraverso due studi, il Marine Litter e il BC Litter. Questo per dire che comunque è ancora tanta la presenza dei rifiuti in spiaggia, dobbiamo fare attenzione soprattutto alla plastica. Siamo stati condizionati anche dalla presenza ovviamente di rifiuti nuovi come le mascherine legate a questa pandemia, ma è anche un momento per fare attività di educazione ambientale con i più piccoli. Non a caso oggi siamo proprio con gli elementari, proprio per educarli a un corretto stile di vita e anche a una corretta gestione dei rifiuti. Ovviamente tutto questo va visto anche all'insegna di una infrastrutturazione
che ci permette a livello regionale di meglio gestire i rifiuti e al tempo stesso di garantire i corretti stili di vita e attenzione a questi particolari prodotti. Come stanno rispondendo questi ragazzi a questa iniziativa? C'è un entusiasmo forte, anche perché si sente con l'arrivo dell'estate anche la ripartenza, l'uscita da questa situazione di crisi legata alla pandemia, quindi oltre alla volontà di partecipare alla nostra attività di educazione ambientale, c'è proprio la voglia di riappropriarsi dello spazio aperto e degli spazi naturalisti. A questa iniziativa di Marco non partecipano solo le scuole ma anche istituzioni e aziende. Sì, ovviamente l'iniziativa ci vede in collaborazione col Comune di Pescara, ma anche con aziende private che trovano forza nel volontariato aziendale proprio per dare un contributo al mantenimento della qualità delle nostre spiagge. Proprio questa mattina c'è un'azienda che sta collaborando con noi nella raccolta dei rifiuti. Una nuova mappa digitale con all'interno delle attività commerciali è stata presentata dall'Associazione Commercianti Montesilvano nel Cuore in collaborazione con Confesercenti Abruzzo e pienamente appoggiata anche dall'amministrazione comunale. A differenza degli anni passati, la mappa delle attività commerciali di Montesilvano diventa digitale, uno strumento importante per la città che darà un servizio in più al turista, ovvero trovare le proprie necessità con un click. Il portale è stato finanziato completamente dall'Associazione Commercianti Montesilvano nel Cuore, con l'appoggio di Confesercenti Abruzzo ed il patrocinio del Comune. Le attività che volessero entrare a far parte della mappa digitale possono farlo gratuitamente, basta soltanto essere iscritti all'associazione. Ad oggi sono già 30 le attività inserite. È un sito con la mappa della città di Montesilvano, diversificato per tipologia di prodotto, oltre che vedendo la cartina, le piantine di Montesilvano, potranno accedere al bisogno che ogni qualvolta avranno, quindi negozi di scarpe, ristoranti, bed and breakfast, hotel, piuttosto che tanti altri servizi. È un'iniziativa completamente finanziata dall'Associazione Montesilvano nel Cuore, la dei commercianti, che ha messo a disposizione di tutte le attività presenti sul territorio, che non dovranno pagare nulla se non essere iscritte all'Associazione Montesilvano nel Cuore e quindi contribuendo così alla crescita dell'associazione. È un progetto che è partito già 2 anni fa e l'abbiamo sempre sviluppata in chiave cartacea, adesso un po' nell'ottica della modernità e anche nell'ottica, che ne so, dell'ecologia, quindi tutta una serie di concetti che portiamo avanti, e si è decisa di farla in chiave digitale, quindi molto facile sia per il consumatore, cioè per il turista o anche il cliente di Montesilvano, e anche per chi deve inserirsi, perché è facilissima anche da un modo anche per interagire in maniera molto veloce. All'interno della mappa anche una componente attrattiva con musei ed eventi estivi. Prossimo passo, implementare l'app con strumenti ufficiali del comune, così da rendere più appetibile possibile la città. Noi siamo già in questa direzione, puntiamo agli strumenti digitali già da un po', noi siamo usciti già con la guida multimediale turistica che è in digitale, e questo è uno strumento che va ad implementare tutte le attività che noi stiamo già intraprendendo. Ora il nostro ruolo sarà quello di fondere queste attività in una sinergia di intenti, in una sinergia di lavori e di idee. Dopo quasi 2 anni di lavoro tornano alla luce gli affreschi del 1640 nel convento di San Patrignano a Colle Corvino, un pezzo di storia e cultura che torna fruibile a tanti turisti che sceglieranno l'Abruzzo come meta per le vacanze quest'estate. Vediamo. L'amministrazione comunale di Colle Corvino riconsegna alla comunità i bellissimi affreschi all'interno dell'ex convento di San Patrignano. I lavori hanno riguardato soprattutto la conservazione ed il restauro degli apparati decorativi, oltre alla realizzazione di indagini scientifiche preliminari. Gli affreschi, datati 1640-1660, decorano tutte le pareti e rappresentano per maggior parte la vita di San Francesco e di Sant'Antonio di Padova. È un patrimonio storico-culturale del 1600. Che appartiene non solo alla comunità, noi siamo orgogliosi di averlo sul nostro territorio, però è un prestigio per tutta la provincia e tutta la regione Abruzzo, perché comunque, come dicevo prima, è un attrattore turistico, culturale per i ragazzi e di importanza notevole.
La sorpresa maggiore per l'amministrazione comunale e per i restauratori l'ha riservata la sala una volta usata come mensa dai frati. Qui è tornata alla luce una riproduzione fedele all'ultima cena di Leonardo. Sotto la guida della soprintendenza. Nel ripulire quell'affresco che dicevamo prima, che è l'ultima cena di Gesù, si sono accorti che sotto c'era un altro affresco e quindi con la soprintendenza, d'accordo con la soprintendenza, si sono fatti dei saggi e abbiamo scoperto che sotto tutta la parete era affrescata e quindi è stata veramente una sorpresa bellissima, perché quello è un affresco originale del 1600. La riapertura è avvenuta nel giorno della festa della Repubblica e questo per il sindaco Antonio Zaffiri vuole essere anche un gesto di speranza in più, perché questa pandemia finisca e si possa finalmente cominciare a pensare a una ripartenza serena. La speranza dell'andare avanti, la speranza del continuare ad ogni costo, e quindi questo è il segnale che noi vogliamo dare con questa riconsegna, questa riapertura, proprio di continuità e di tornare alla normalità nel limite del possibile. E ora lo sport, domani il rompete le righe in casa Pescara. Hanno continuato a lavorare in questi giorni quei calciatori legati contrattualmente al Delfino anche per il prossimo anno. Trovare una sistemazione a gran parte di loro non sarà semplice, questo complica la pianificazione della prossima stagione. Andrea Costantini. Si chiuderanno domani gli allenamenti per i calciatori del Pescara. Sarà il giorno del rompete le righe, anche se l'organico era già dimezzato dai tanti addii di calciatori, per lo più in prestito, che hanno deciso di togliere anzitempo il disturbo rinunciando anche all'ultima mensilità. Sono rimasti a sudare al poggio quei calciatori che sono sotto contratto e lo saranno anche per la prossima stagione. La loro gestione sarà un passaggio determinante nella programmazione e ai fini dell'allestimento del nuovo organico. Fiorillo, Scognamiglio, Sor, Drudin, Zita, Masciangelo, Valdifiori, Busellato, Galano. Nella lista c'è anche Memushai, per il quale la società ha già chiarito che il centrocampista resterà anche nella prossima stagione. Gli altri si farà il possibile per trovare una sistemazione diversa, anche perché sono contratti onerosi, difficilmente sostenibili da una società di Serie C e che deve ricostruire l'organico dopo le ultime retrocessioni sul campo. Anche il 1.900.000 euro di paracadute non sarebbe sufficiente a coprire gli oltre 4 milioni, compreso il lordo, di quei contratti. Probabile il ricorso all'incentivo, soluzione anche questa però dispendiosa. Una vera e propria zavorra, della quale non è facile liberarsi per il presidente Sebastiani, che continua a lavorare nel più stretto riservo per individuare le figure del nuovo DS e del nuovo allenatore. A fronte dei tantissimi nomi sbucati fuori in questi giorni, accostati al Delfino, pur non avendo avuto molti di loro contatti diretti col club, i tempi però si stanno dilatando. Il chiaro segnale che Sebastiani sta lavorando anche sul fronte societario è quello del reperimento delle risorse da far convogliare nel budget stagionale. Anche da questi due binari potrebbe dipendere la scelta delle persone a cui affidare la ripartenza. L'unica nota lieta di questo periodo arriva da una primavera che riporta un po' di sorriso a società e tifosi. Dopo aver conquistato il girone B di Primavera 2, martedì i baby di Gigi Gervese sfideranno nella finale di Supercoppa l'Hellas Verona. Appuntamento allo stadio Adriatico Cornacchia, ore 17. Ma quel che più conta è che ci sono concreti spiragli per i biancazzurri di giocare nella prossima stagione in Primavera 1, nonostante la retrocessione in C della prima squadra. Serie D, a distanza di 20 giorni dall'ultimo match con la Vastese, domenica prossima tornerà in campo il Castelnuovo, che ospiterà il Tolentino. In un campionato che il Campobasso si appresta a vincere, che ha già emanato i suoi verdetti in coda, resta accesa solo la lotta per i play-off. Vediamo. Il Castelnuovo è pronto a tornare in campo. Domenica la squadra di Guido Di Fabio ospiterà il Tolentino. Non sarà a ranghi completi perché il Covid tiene fuori diversi calciatori, tra loro molti under, ma la società si è resa disponibile al pronto ritorno in campo per consentire anche al campionato di chiudere nei tempi previsti dopo l'ultimo aggiornamento, ovvero entro il 20 giugno. A causa del focolaio esploso nella seconda metà di maggio, la squadra del Vomano ha dovuto saltare il match in calendario a Recanati e due recuperi, quelli di Pineto
e Vasto Girardi. La società ha peraltro fatto sapere al comitato interregionale di essere pronta al Tour de Force e quindi disponibile a giocare anche di venerdì, oltre che di mercoledì, per recuperare le partite arretrate. I playoff sarebbero il giusto premio per una squadra rimasta sempre dentro le prime 5 posizioni per tutta la stagione. Ora il Castelnuovo è scivolato al 7° posto, potenzialmente il 5° grazie ai recuperi, e ancora alla portata, ma non sarà semplice fronteggiare i tanti impegni ravvicinati con la rosa falcidiata dal virus. Sempre che i playoff si disputino, al momento le date disponibili rimaste sono mercoledì 23 giugno per le semifinali e domenica 27 per la finale. I playoff sono stati previsti come da comunicato ufficiale dello scorso 13 aprile, ma valutazioni sono in atto per capire se sarà possibile svolgerli. La lotta per le prime 5 posizioni, peraltro, è una delle poche cose che rendono ancora interessante questo finale di campionato, con un campo basso lanciatissimo verso la promozione in Serie C, verdetto che sarebbe matematico in caso di vittoria sul fanalino di coda a Porto Sant'Elpidio e di mancata vittoria del Notaresco. Proprio la squadra di Epifani, a più 10 sul terzo posto, ha praticamente messo in cassaforte la piazza d'onore. Poi ci sono altri 3 posti a disposizione e ben 8 squadre che possono ambirvi, dalla Cinzia Albalonga, terza con 49 punti, a Montegiorgio e Recanatese, che condividono il 9° posto a quota 42. Nel mezzo, oltre al Castelnuovo, c'è anche il Pineto, 5° con 46 punti, una gara da recuperare e la voglia di finire bene il campionato sull'onda lunga dell'ultimo periodo, con un 3° posto che è tutt'altro che una chimera. Saranno questi gli spunti più interessanti di un finale di campionato che in coda non ha praticamente null'altro da dire, poiché le retrocessioni sono state già acquisite, quelle di Agnonese e Porto Sant'Elpidio, e con Vastese e Giulianova che possono già pensare alla prossima stagione. Notizia poco lieta per il volley: dopo 9 anni l'Impavida Ortona potrebbe lasciare la A2. Le difficoltà economiche hanno portato alla scelta di cedere il titolo sportivo, che potrebbe essere acquisito da Palmi o Grottazzolina. Nelle prossime ore ci sarà l'ufficialità. Circa gli appuntamenti del weekend: domenica 6 alle 18:30 al Valle Anzuca di Francavilla, l'Altino ospiterà l'Imola, già battuto per 3-0 all'andata, per gara 2 di semifinale. Per accedere alla finale per la promozione in A2 basterebbe vincere 2 set. Vediamo ora anche gli appuntamenti per quanto riguarda il calcio a 5. Domenica 6 in programma gara 1 della finale scudetto femminile tra il Falconara e il Montesilvano. Il ritorno a campi invertiti è previsto per lunedì 14 alle 21. E questa era l'ultima notizia. Tutti quanti i servizi che avete visto potete ritrovarli sul nostro canale YouTube, sul sito www.tv6.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.